Passiamo adesso allora ad approfondire ancora di più questa cosa. Secondo te, qual è lo strumento più adatto per un bambino? E io potrei rispondere solo anche così, lo strumento musicale. Questo per dire che qualunque strumento può essere a disposizione del bambino, quando ha fisicamente la possibilità di poterlo usare, no? Però questo non vuol dire che se un genitore ha in casa il contrabbasso del nonno, vuol dire il nonno suonava il contrabbasso, vorrei che adesso l'ha lasciato in eredità al nipote e adesso allora il nipote deve suonare il contrabbasso, perché non si, non, il bambino non deve essere condannato a studiare uno strumento. E così il pianoforte, qualunque cosa. Ed anche nella scelta diciamo, dello strumento, comunque è importante che questa scelta sia cosciente e consapevole. Ma non è consapevole, non deve essere, non è sufficiente che sia consapevole il genitore, perché il genitore potrebbe non sapere niente di musica, Certo. però a lui piace il pianoforte o la viola o il violino, E ma non è quindi detto che sia adatto al proprio figlio. Ecco, quindi la scelta dello strumento è importantissima, come appunto scegliere che studi uno strumento o che studi musica. Io l'ho sperimentato proprio tanti anni fa nella mia scuola, che questi bambini tutti chiedevano o pianoforte o chitarra. Questo parlo di 40 anni fa, quando ho fondato la scuola. E non è cambiato nulla. E non è cambiato Qui non è. nulla. Ah, Diciamo, no? Nel corso degli anni c'è sempre una c'è scelta. una scelta, Sì. perché mentre allora io ho detto io devo fare qualcosa perché questi bambini scoprano lo strumento che sia veramente per loro, perché io ho visto tanti bambini che poi hanno smesso di suonare perché non gli andava quello strumento, ma non è che fossero non portati alla musica, ma quanto proprio perché non erano adatti per quello strumento, perché lo strumento è qualcosa che attiene anche alla personalità del singolo bambino, no? E quindi ci sono tanti fattori che possono intervenire, possono incidere su questa scelta. E allora ho pensato di dire, vabbè, il bambino come può fare a scegliere? Perché glielo dice il genitore, o che gli racconta il genitore, guarda che bello questo qua e questo. Deve toccarlo, deve conoscerlo, deve sapere che cosa lui può scegliere. Cioè deve andare proprio alla vetrina, deve andare a fare un giro per i vari posti dove ci sono gli strumenti musicali e provarlo un pochettino, non 5 minuti, ma attraverso un percorso, ho ideato un percorso che è il giro degli strumenti, dove alternativamente la scuola propone ogni settimana, per un mese, per quello che decide la scuola, la conoscenza dello strumento, il violino, il violoncello, il con pianoforte. l'aiuto dei vari docenti di Con i ogni docenti singola scuola. che sanno anche come proporlo e così, magari lezioni anche con due o tre. E quindi lo strumento però lo devi vivere anche assieme ad una comunità. E la scuola privata questo, ha questa possibilità di inventarsi occasioni perché il bambino fin da piccolo, fin dalle prime note, possa suonare assieme. Ecco. E posso anche vedere gli E altri strumenti, allora, altri attraverso il bambini giro degli suonano. strumenti, il bambino, partito da dire io voglio fare il flauto oppure voglio fare la chitarra, poi scopre sia l'insegnante, perché l'insegnante, la persona insegnante è fondamentale, perché è attraverso il rapporto con l'insegnante, la sintonia che possa avere, il bambino viene coinvolto nello studio, perché c'è una condivisione di interessi, uno che lo stimola, l'altro che ne fruisce e scopre la bellezza di quello che sta facendo. E allora questo bambino, una volta che ha scelto, ha visto il flauto, la chitarra, il violino, il violoncello, il pianoforte, io ho visto che nel giro di un anno, o pochi anni, io avevo un raggio di strumenti che mai erano calate completamente le lezioni di pianoforte, calate completamente quelle di Sono chitarra, e equilibrati, quindi brava diciamo, invece dalla dove scelta. c'era, appunto, c'era anche lo strumento, l'insegnante di flauto, di violino, di violoncello,
tutti gli strumenti perché i bambini hanno potuto scegliere. Auguro ai genitori che capiscano quanto sia importante che il bambino vada a scuola di musica come andare al nuoto, non deve fare niente, non ha obblighi sì, certo, se vuole collaborare, l'insegnante gli suggerisce dei brani da studiare e da provare e così, però deve sapere che tutto quello che viene proposto è per lui, certo. Non lui per la scuola. Quando l'esperienza è fatta bene dovrebbe nascere lui. Nascere automaticamente, anzi, la voglia di dire non vedo l'ora di andare dall'insegnante per fargli sentire come ho fatto. E allora è il trionfo della scuola, sì. Di musica. Ed è questo, no? Non pensare al virtuosismo, non pensare al protagonismo, non pensare di avere volere un figlio genio, ecco, ma avere il figlio è già un dono, facciamo crescere normale. In una maniera più bella possibile. Certo. Grazie.